In 74 giorni si deciderà il destino dell'America, se ritornare alle follie di Trump o a una svolta vera e propria con Kamala Harris. La convention democratica, conclusa poche ore fa a Chicago, ha dato il suo assetto definitivo all'attuale vicepresidente americana. Dopo il ritiro, Biden aveva puntato su di lei e da lì è successo che la popolarità della stessa era risalita, lasciando di stucco i repubblicani, Trump compreso, che non ha lesinato a spararle addosso nei suoi comizi. Nella investitura ufficiale la Harris ha messo in chiaro dei punti. Da un lato che non si allierà mai con i dittatori come l'ex presidente e che resterà a fianco di Ucraina, NATO ed Europa. Si sofferma anche sullo spinoso tema di Gaza che spacca i democratici. Poi sul tema dell'immigrazione, impegnata a intervenire e a riformare il sistema, anche offrendo un percorso di cittadinanza a chi lo merita e risolvere l'emergenza al confine. Nonostante la risalita nei sondaggi, è certo che il 5 novembre, giorno dell'Election Day, si deciderà stato per stato e anche di capire se questo paese vuole un futuro roseo con la Harris oppure di ritornare al terrore e le incertezze con Trump. Family who taught us